Tainted Samson non è uno di quelli con cui mi è andata meglio. Però penso di aver avuto sfortuna che non sia poi così orribile. Vediamo. Seller. Aia. Cominciamo bene. Vabbè, lì c'è un Soul Heart buono. Questo non è buono. Questo è quello che va in Berserk, se ci fossero dubbi. Adesso non riesco più a tenere premuto il tasto per sparare perché mi sono abituato a premere, a tappare con Tainted Eve. Quasi quasi provo a tenermi questo schifo per un po'. Oppure no. Rosary Bead cos'era? Quello là che ti dà più chance di trovare i Soul Heart o più chance di avere patti angelici? Dovrei controllare. Li confondo sempre perché sono entrambi fate up come descrizione. Dai che sono quasi in berserk. Muori, stronzo maledetto. Aia. Ci ho perso un po' di vita per farlo fuori. Bene. Beh, no. Cioè, volevo fare una cosa, ma con questo amuleto non è proprio possibile. Sono ancora combattuto se tenerlo o no. Cos'è questo? Expansion pack. Allora. Ora qui urge documentarsi. Questo expansion pack non l'ho mai utilizzato, però mi ricordo che faceva qualcosa di particolare. Ah, che ogni volta che usi l'attivo ti usa un altro attivo a caso, invece perché non mi trova Rosary Bead? Trinket. Ok. Aumenta le chance di beccare patti angelici. Forse è meglio. Forse è meglio. Non lo so. Se no mi tengo questo e buonanotte. Piacerebbe potermi comprare una. Me lo posso tenere temporaneamente. Potrebbe trovare una bomba forse. Mi sarebbe piaciuto. Oppure dei soldi, ma vabbè. Corso dei Maze, evviva. Devo smetterla di premere il tasto in continuazione. Posso tenere premuto, ricorda, posso tenere premuto. Molto bene. Inutile come stanza, va bene. Che lo spengo a fare. Devo fare la boss rush se riesco. Sarebbe figo fare la boss rush. Dai, trasformati. Ok. Io non ho pagato per questo, no? Ok.
Quasi quasi controllo il patto per vedere cosa c'è. Fa schifo. Fa abbastanza schifo da skippare allegramente. Bella la boss rush, certo, però vorrei fare anche vedere il resto di questo piano magari. Dai, che fra poco va in Berserk. Madonna, sta cosa mi manderà al manicomio. Bello questo. Mysterious Liquid è bello, mi piace abbastanza. Può tornare utile. E quasi quasi andrei avanti. Senza chiavi, senza un cazzo, senza aumenti di danno, però vabbè. Eh già, era una cosa abbastanza prevedibile. Oh, almeno ho trovato l'affare. Ok, questi fanno danno da contatto, dovrei tenerlo a mente. Entrarci da lì. Mi ero dimenticato già del Berserk. Cazzo, mi è finito. È finito lo stesso. Full health, vabbè. Buono a sapersi. E dai però. Beh che non sparo dritto, quindi ha perfettamente senso che succeda. È un po' mi tenta questa situazione, sì. Dai che fra poco. Eccoci. Buono, lo sono fatto tutto in Berserk, non ci ho guadagnato tanto però, solo bombe. Decisamente no, chiavi per cortesia. Cioè nel senso, chiavi, non voce del verbo chiavare. Non chiavi lei, chiavi in generale. Soldi. Probabilmente. Altri soldi. È un chiaro segno che dovrei trovare una chiave per entrare al negozio, magari. Però quasi quasi prendo questo, dai. Tanto non è grave. Però mi serve realmente qualche pa... se non posso entrare lì non posso fare niente. Potrei entrare al negozio. E sperare. Oppure no, per fare prima facciamo che vado qui. Bello, anche questo. Questo secondo me fa cose fighe. Anche se diventerà un po' illeggibile il movimento delle mie lacrime. Almeno riempio di macchie, cioè di creep, lo scenario. Dai, Berserk. Fanculo, ne è valsa la pena.
Prendo Steam Cells. E tutto questo non mi serve. Curiosamente mi hanno dato un altro di questi, però. La pillola è full health, che è buono a sapersi. E questa è inutile. E non ho un'altra... Prendi danno anche in Berserker. Già. Però mentre sei in Berserker non puoi morire. Cioè puoi arrivare a zero cuori ma non muori. Muori quando ti finisce il Berserker, se non riesci a curarti. Allora, ho tre bombe. Varrebbe anche la pena usarle. Bene, primo colpo, che culo. Allora, dei solarte mi tornerebbero utili. Andiamo a vedere al negozio cosa c'è. Beh, parlavamo di solart. Direi che me lo posso comprare. Non so se ce la faccio a fare la boss rush. Vendevano dei... Aspetta. Hola, Royale. Vendevano un sacchetto. Quasi quasi mi compri il sacchetto. Perfetto, c'hanno le chiavi che volevo. Grande, il primo aumento di danno della partita. È una runa di Bercano, che vabbè, ok, però finalmente un aumento di danno. Si cominciava a sentire la necessità. La vedo dura questa boss rush. Beh, adesso abbiamo le chiavi almeno. Non abbiamo più le bombe. Bene. Chance di patto abbastanza basse. Già, ogni volta mi frega sta roba. Devo andare dall'altra parte. No, non ho fatto in tempo. Voliamo tutti quanti. Ok, bombe non ne ho trovate. Scorpio, vabbè. Ci sta, direi. E mi conviene andare al negozio. Non con la Curse of the Blind. Perché non muore, maledizione? Ok, adesso c'ho una bomba. Una bomba vuol dire che me la posso usare per entrare nella secret, ma ho paura a farlo da questo lato. Vabbè, dovrebbe essere qua. Grande. Boh, speriamo bene. Niente patto, però un aumento di speed, vabbè. E due bombe, che schifo non fanno. Posso andare avanti. Potrei andare anche al negozio. Ma preferisco andarci al prossimo piano a sto punto. Dai, che magari, anche se perdo, però riesco a fare... Ah, ok, siamo all'ultimo piano, perfetto. Quindi direi che la boss rush in termini di tempo non è assolutamente un problema. Bisogna vedere in termini di sopravvivibilità. Aiuto.
Sei troppo sicuro di te stesso. Ho 8 minuti. Cioè, nel senso, il timer parla chiaro. Sto cercando di andare spedito perché è buono con questo personaggio. Devo stare attento. Ok, ma quasi quasi. Quasi quasi torno a sparare dritto, va. E stavo pensando anche una cosa intelligente, cioè l'ho sbagliata, però va bene. Va bene lo stesso. Ma sono passate le 3? Non è possibile. O è possibile? È vero, sono passate le 3. Vabbè, me la caverò anche con il filtro luce notturna. Sto droppando tutti questi cuori marci, che strano. Beh, sì, ne vale la pena. Maledette teste di grid. Chissà se i fantasmi volano. Sa di no. In termini proprio di codice di gioco. Allora, questo qua è sicuramente meglio. Finito già. Il tap va bene. Quindi ci portiamo il full health. Mi prendo anche l'altro cuore marcio a questo punto. E esploriamo questo resto di piano. Aiuto. Erano belli quei colpi spettrali con il tier sap, però no. Meglio sparare dritto. Madonna. Comunque questi cuori marci stanno aiutando un bel po', direi. Oh, finalmente una stanza del tesoro. Quasi quasi se lo trovassi prenderei volentieri il tappo di sughero. Beh, questo è praticamente inutile. Allora, una bomba ce l'ho e me la devo conservare qualora volessi andare a fare aiuto. Qualora volessi andare a fare The Beast, non lo so, non sono sicuro al 100% di cosa. Beh, la boss rush sì. Ecco l'altra stanza del tesoro. Beh, non è certamente utile. Ah, dicevo che c'è una sola bomba. Quindi non la posso usare così. Aia.
Mi sto azzardando a prendere... Aia. Questo è un problema. A prendere così tanti cuori marci solo perché... ho un full health con me. Ho ancora 4 minuti. Non ho idea di dove devo andare però. Va bene, prendiamo questo. Prendiamo il burro. Forse il burro è meglio di no. Andiamo a fare il primo boss, che è The Blot. Merda. Che situazione di merda. Minchia, adesso che c'ho il berserk si toglie. Bene, il pigiama era proprio quello che mi serviva in realtà. Il negozio ha fatto schifo. Non ho trovato il Tinted Skull. Devo cercare con attenzione, ma non ho tantissimo tempo. Se voglio essere proprio tranquillo, devo farmi... Niente, no, lasciamo perdere. Ok. Lasciamo perdere, mi proverò a fare anche Ash, magari, se va bene. Non devo fare per forza dei beast subito con tutti. La boss rush è più rara. Che poi in realtà comunque... non ho bisogno di tutto questo tempo per combattere mamma, però... che ne sai poi? Ok, allora, un patto angelico mi è uscito. Bella, bellissima, fantastico. Quindi, con lui è indifferente se vado su o giù, quindi prendo l'aumento di danno. E infine, come oggetto della boss rush... la prayer card c'ha il suo perché, però forse è meglio l'aumento di tears banalmente. Anche Gimpy non fa schifo, quasi quasi prenderei Gimpy, dai. Prendiamo Gimpy. Ingiusto. Ci ho provato. Oppure visitato tutte le stanze del tesoro. Posso... a meno che non trovo un modo per teletrasportarmi fuori. Sto anche prendendole, però... perché non è importante se succede. Cioè, nel senso, finché rimango vivo e con abbastanza vita per... Aia. Aia. Ecco perché ho preso Gimpy comunque. E non avrei dovuto raccoglierlo col cuore, tra parentesi. Non so come mai non mi ha fatto niente, ma ha spinto però non mi ha danneggiato. Forse era già morto. Non lo so. Bello che in tutti i patti in cui sono entrato, aia, non ho trovato niente di utile per poi finalmente trovare Secret Dart.
sarebbe carino andare in berserk adesso, per esempio. Cazzo, non dovevo prenderlo, l'ho urtato. Quello mi servirà. Quanto mancherà ormai alla fine di questa boss rush? Bene, sto per perderlo allora. Peccato, sarebbe tornato utile, però non posso farci molto. Maledetto rompicoglioni. Benissimo. Cioè, guarda te. Sulle spine. Non è ancora finita. È tanto che non la faccio, si vede. I miei cuori. Finita? Finita. Beh. Ok, prendo la mente di vita. Prendo il cuore blu. Non ho bombe, quindi non posso fare niente. E andiamo. Oggi voglio stare almeno 20 ore sul letto. Quando finisci questo bellissimo turno. Merda, non ci arrivo. Troverò un modo per arrivarci. Trovato. No, non me lo spostare giù di nuovo. Maledizione. Ok. Finita. Già, vabbè. Dovrei togliermi il burro, non so che lo sto tenendo a fare. Vabbè, dai, devo solo farmi questo piano e il prossimo piano in 7 minuti. Non è totalmente infattibile. Beh, almeno ho beccato il boss. Mi conviene farmi un po' di bello. Non posso raggiungere niente di tutto ciò, vero? Niente, ok. Massimo qua. Bene, un confessionale. Ultima volta. Basta. Va bene, non mi dai niente? Vaffanculo. Vabbè, lo posso anche prendere in effetti. Fatto solo di fretta, in realtà non è un boss difficile. Cioè, un boss dove potevo tranquillamente non perdere vita, ma va bene anche così. Oh Cristo, Sacred Heart e Godhead nella stessa partita? È il mio compleanno. Hai preso danno dal boss più stupido di Isaac, esatto, esatto, è quello che ho detto poc'anzi. Però fra poco arrivo da Ash e poi vediamo chi sarà il più stupido. Dovrei farcela ad arrivare da Ash in tempo senza problemi.
Ho sbagliato tutto. Ah no, non ho sbagliato tutto. Mi sono beccato un solo art e delle bombe. Allora, mi devo raccogliere sti mezzi cuori, dicevo. E poi ho 4 minuti per farmi l'ultimo piano. Con Godhead 18,82 di danno, penso proprio di potercela fare. Le lacrime rimbalzose, poi. Ok. Madonna, adesso li spacca proprio. Ok, qui è inutile. Perché son coglione. Son veramente coglione. Non c'è altra spiegazione per quello che ho appena fatto. Ok, vicolo cieco. Non sapevo che potesse uscirmi un oggetto da lì, ma sono contento che l'abbia fatto. Questo è un aumento di tiers incredibile, di 1, quindi... Cioè, prima sparavamo 2/3 di quello che spariamo adesso. Spaccare tutto, spaccare. Va bene. Quindi abbiamo appurato che ne vale la pena. Ci abbiamo anche un L-Tap con noi. E ci andiamo a fare It Lives. Cazzo, c'è pure il portale per Delirium. Ma sai che ti dico? Noi Delirium l'abbiamo già fatto. Ok, l'abbiamo già fatto Delirium. Quindi, allora, abbiamo ancora 2 minuti volendo per bighellonare in giro. Back up. I can see forever, ok. Full health, ok. Amnesia enorme. Che non so cosa faccia. Allora io direi che mi prendo questo health tap e il full health me lo porto. Qui dovrebbe esserci un cuore, infatti, e andiamo a farci Ash. Abbiamo pure 9 chiavi, nessuna maledizione in vista. Beh, a sto punto mi prenderò questo. Sono entrambi molto interessanti. Sono entrambi abbastanza deludenti. Prendiamo la Mom's Underwear. La trasformazione in mamma già ce l'avevo? Sì. Beh, prendo Depression. E prendo questo perché è più divertente. Niente, a posto. Il punto sarà decidere cosa fare dopo questo boss. Perché lo batto. Non ci sono dubbi che con tutta sta vita e queste statistiche non lo batto. Anche se non è assolutamente uno dei boss più facili. Anzi, sicuramente uno di quelli più tosti, ma l'ho battuto in condizioni ben peggiori. Noto che il Berserk comunque non è proprio il massimo contro di lui.
Ops. Qualcuno si è appena iscritto e lo ringrazio. Aiuto! Che cazzo sto facendo? Nicola grazie e benvenuto. Aia, mi sono distratto. Di nuovo. Bene. Abbiamo sbloccato Soul of Samson. Yes, fantastico. Quindi, ora a questo punto, io con lui ho fatto tutto quello che ci si para davanti da adesso in poi. Cioè, ho fatto sia la strada luminosa che l'altra. Non ho cos'è questo? Vabbè. Diciamo, non ho problemi. Posso fare quello che voglio, però io a questo punto proverei a fare Delirium, perché credo che abbia le chance più alte di beccare, di farci beccare una R, anche se non accadrà perché è altamente improbabile, è veramente altamente improbabile, poi è appena successo. Ci sono più chance che capiti se prima di Delirium mi faccio altri piani, però non ho nessuna certezza che arriverò da Delirium. Quindi quasi quasi vado a fare Delirium. Le uniche due cose che mi mancano da fare sono entrambe cose che posso fare solo se trovo la R, oppure se faccio una partita in Gridier, che non è assolutamente possibile. Tanto Delirium di certo non mi spaventa in queste condizioni, ma anche se mi ammazzasse la run è vinta ufficialmente. D'accordo. Quasi quasi facciamo così. Ah, comunque, se non te sei accorto, quando sei in Berserk con l'osso di asino puoi rimandare indietro i proiettili. Allora, questo potrebbe essere Delirium. Quindi magari non andiamoci. Anche quello potrebbe essere Delirium. Ma no, non penso che possano esserlo nessuno dei due, in effetti, vediamo. Non lo so, non ho chiaro al 100% la chance. Cioè la chance, il funzionamento. Non sei molto consapevole, che succede? Bello questo.
Sei sicuro che sono troppo sicuro di me? Riguardo quella cosa che hai detto prima. A me sembra che stia andando molto bene. Voglio dormire. Ah, minchia. Mi sa che ne hai ancora per un po'. Ora metto Euro Truck Simulator. Guarda che bella questa chest. Ok. Direi proprio di sì. Anche solo perché è figo a vedersi. L'hai detto in tempi non sospetti. Un paio d'ore sì che ti mancano, lo so. Una manciata di ore. Beh, qui non può essere, dai. Infatti. Contract. Bene, bombe infinite. Ok. Mi aspettavo che funzionasse subito, ma l'idea era questa. Poi faccio la suplex col batteras. Ci sta. Invece ho un viaggetto per l'Austria che mi aspetta su Eurotruck. Per l'Austria, cioè nel senso in giro per l'Austria, non che devo andare fino in Austria. Da Vienna a Innsbruck. L'ultima volta che ho giocato stavo facendo. Sperando che non c'è stato un aggiornamento che mi ha cancellato il save. Con 15 minuti lo fai. Sì. Sai che ho preso il cronometro e ho calcolato quanto veloce scorre il timer di Eurotruck. Praticamente bello. Praticamente circa un'ora nel gioco dura circa 3 minuti e 20 e 10 nostri. Ah, le distanze no, quello non lo so. A me interessava la questione del timer più che altro. Bello il cursed penny. Proprio se mi voglio far del male. Guarda, quasi quasi, quando vorrò farmi del male tornerò in questa stanza.
Bellissimo anche questo, anche se non è la R. No, così non si vede un cazzo. Vediamo così. Belle palline colorate. Idealmente dovevi trovare anche la Super Secret, ma è troppo un casino da fare. Ah, ero pure in Berserk, non me ne sono accorto. Che poi ho preso placebo con full health, mai usato. Ma non ho rinunciato a niente per questa cosa praticamente, quindi. Citazione Pink Floyd, sì. Ma questo era un oggetto che non c'era in. Cioè è stato aggiunto con una mod. Mi pare in uno, se non mi ricordo male, mi pare che sia stato aggiunto in uno dei booster pack per Afterbirth Plus. Ok, direi che uno di questi due è Delirium. E io, secondo me è quello più giù, però potrebbe anche non essere. Ok, bene. Niente di utile. Niente, non, ovviamente non abbiamo trovato la R. Però per una volta mi sto facendo, rifacendo Delirium consapevolmente e volontariamente. Beh, è andato. È andato. Direi buono. Il prossimo Azazel, con Azazel sono abbastanza tranquillo, non è tra i più difficili. Però con Sansone sono arrivato al punto che mi mancano solo due cose. Non so se ce ne sono altri che. Anche con lei me ne mancano. Vabbè, ma lei è facile, dai. Cos'è che mi manca? La strada facile, vabbè. Anche con lui ho fatto quasi tutto. Oh, comunque, piano piano. Cioè, arriveremo a finirlo.